in compagnia del dottor Mauro Silvani. Con lui oggi parliamo dello scandalo della sanità umbra, argomento delicatissimo poiché interessa la salute pubblica. Allora, dottor Silvani, qual è la sua impressione su quanto accaduto in Umbria? Buongiorno Liborio, buongiorno a tutti coloro che avranno poi il piacere di ascoltare questa tua video intervista. Il caso Umbria non è un evento isolato, è bensì un metodo universale attraverso il quale la politica e non solo condizionano gli esiti di un concorso. Io non voglio solamente commentare i contenuti emersi dalle intercettazioni ambientali tra politici umbri per quanto riguarda queste vicende che tutti sono note. Assolutamente no, lì c'è una magistratura che fa egregiamente il proprio lavoro e pertanto questo argomento non voglio neanche sfiorarlo. Vorrei illustrare invece a chi ci ascolterà i meccanismi raffinati attraverso i quali si declinano le procedure concorsuali e che andrebbero modificati per permettere una completa e trasparente valutazione dei candidati, delle loro caratteristiche e rendere un leader trasparente, un leader concorsuale ispirato al merito e rimuovere quindi quelle distorsioni, quelle strumentalizzazioni che ci sono oggi purtroppo nella valutazione dei titoli dei candidati. Cosa accade in effetti nelle procedure, ad esempio col direttore di struttura complessa di un reparto chirurgico, cioè per primario una disciplina chirurgica? Una volta definita dalla direzione sanitaria la mission, cioè le caratteristiche che deve avere la figura professionale destinata a ricoprire il ruolo, secondo le necessità del nosocomio, si passa poi a stabilire le modalità di valutazione dei candidati ed è qui che si gioca la partita. Ecco, come è strutturato un concorso per l'assunzione di un primario e quali possono essere le ingerenze della politica in questi casi? Allora, la normativa prevede a livello regionale, in quasi tutte le regioni e in quasi tutta la totalità dei concorsi, 40 punti da attribuire al curriculum vitae del candidato, ripartiti questi 40 punti fra pubblicazioni, anni di servizio, docenze universitarie o meno, e casistica operatoria, e 60 punti destinati al solo colloquio. Ora, la disparità tra curriculum e colloquio è palese, entra in gioco la discrezionalità, la soggettività del giudizio in modo prepotente, direi, nella fase colloquiale. Ma permettetemi, per un primario di una disciplina chirurgica o urologica come nel mio caso, la casistica operatoria è strategica e dovrebbe essere insieme all'attività scientifica un elemento cardinale nella valutazione del candidato. Con tale sistema si sancisce invece un concetto paradossale, che le abilità operatorie di un chirurgo contano meno di un breve colloquio di poche decine di minuti che dovrebbe accertare il livello culturale del candidato. Ma un candidato che presenta una casistica operatoria di elevati volumi e complessa si presume che possieda un bagaglio culturale elevato in termini di conoscenze tecnico-scientifiche e soprattutto clinico-diagnostico delle linee guida che gli hanno permesso nel corso di anni di professione di sviluppare competenze chirurgiche elevate. Quindi attribuire 60 punti per un colloquio appare esagerato, a meno che non serva ad orientare le scelte secondo i desiderata di qualcuno, politici, lobby, lascio a voi giudicare, a favore di altri. Ecco, quindi ciò significa che almeno questa suddivisione andrebbe quantomeno rivista. Andrebbe quantomeno ribaltata la modalità di attribuzione dei punteggi, 60 curriculum con casistica operatoria e 40 colloquio, o perlomeno 50 e 50, perché 10 punti diventano, o 20 diventano strategici nell'orientare un concorso a favore di chi si voglia. Ma è proprio necessario che la politica comunque sia debba poter scegliere il primario, o forse meglio non dovrebbe scegliere, assolutamente. Però l'influenza è veramente pesante. Una maggiore obiettività, secondo me, andrebbe riservata anche alla valutazione dei titoli scientifici, cioè delle pubblicazioni del candidato. A tal proposito vi voglio ricordare un esempio di un concorso a cui ho partecipato e in cui il vincitore del concorso alcuni mesi prima aveva partecipato al concorso
per il direttore del settore complesso, un importante ospedale lombardo, più precisamente di Milano, e aveva riportato alla valutazione del curriculum un punteggio così basso da non essere ammesso agli orali. Bene, soltanto quattro mesi dopo, quindi un tempo non sufficiente a ribaltare le caratteristiche di un curriculum, e risulta vincitore di concorso con l'attribuzione ai titoli del curriculum vitae di un punteggio elevatissimo, superiore a quello di altri candidati con idoneità nazionale a professore associato, con 170 pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate e con un H-index elevatissimo. Per chi è esperto del settore, H-index sa benissimo cosa significa, cioè aver pubblicato su riviste di estremamente prestigiose, oppure avere un curriculum professionale superiore o uguale a un altro concorrente che era primario di urologia già da 13 anni. Beh, ovviamente questo, permettetemi, lascia fare delle considerazioni, perché qualcuno ha sbagliato, o prima o dopo, nella valutazione di questi titoli. O volutamente si è ricorso a degli stratagemmi di aggiustamento dei punteggi per dare la attribuzione del primo posto a chi i politici desideravano dare. Ecco, intervengo perché nell'ambito del mio lavoro, io sono un insegnante, noi utilizziamo nella valutazione degli allievi le griglie di valutazione, quindi si cerca quanto più possibile di raggiungere l'oggettività in quella che è poi la valutazione. Quindi in quest'ambito io direi si lascia molto alla discrezionalità nella valutazione anche del curriculum è veramente alta, proprio perché ciò che è oggettivabile, cioè la classistica obbligatoria, ha un impatto nella valutazione del candidato molto molto scarsa. Conta paradossalmente di più il colloquio di pochi minuti e conta di più ovviamente alcuni lavori scientifici che possono essere valutati in alcuni casi in un modo, in altri casi in un altro. E questo chiaramente lascia degli ampi margini di azione per stabilire chi deve vincere un concorso. E certo, poi anche perché voglio dire, se ci troviamo di fronte a una situazione delicata come quella della salute dei pazienti, e quindi soprattutto in questi casi sarebbe necessario valutare. In genere molto spesso accade che quando esce il bando già di concorso qualcuno mormori che possano essere i vincitori o il vincitore, quindi in genere chi fa oggi un concorso per apicalità sa benissimo quali sono le dinamiche, quali sono i meccanismi, però è una situazione a cui si soggiace da tempo, perché è una situazione immodificabile, a meno che l'attuale Ministro della Sanità, Ministro in questo senso, dottoressa Grillo, non trovi il sistema per modificare questo andamento. A me non gli annunci qualcosa, l'ha detto. Lei ha annunciato che vuole radicare la politica dai concorsi, ma potrei dirlo al Ministro Grillo, signor Ministro, perché non ripristiniamo le vecchie abilitazioni nazionali al primario di urologia come si facevano 25 anni fa, quando c'era un concorsone nazionale, ma quando un quiz, con domande o a temi, con domande molto difficili, e questa volta introduciamo una commissione che valuti i titoli, il curriculum, quindi le domande, i quiz dei concorrenti in maniera solamente super partes, rendendo la commissione esaminatrice mista, in parte italiana e in parte estera, o totalmente estera, ad esempio, che potrebbe essere una soluzione interessante, spezzando connivenze e connessioni. Quindi questo credo che sia preferibile rispetto a un corso manageriale che viene fatto quando il candidato ha già vinto il primariato. Certo. Quindi sarebbe un po' diverso. Ma questa situazione può essere legata con i casi di mala sanità che sempre più spesso purtroppo le cronache raccontano? Potrebbe essere sintomatico questa nuova selezione dei primari, oppure sono cose... Una selezione, secondo me, della classe apicale, più rigida, più obiettiva, meno influenzata dalla politica, è auspicabile. Bene. Capite bene che questa disparità che esiste, sancita e documentata tra colloquio e curriculum vitae, privilegiando il primo rispetto al secondo, rappresenta il volano con cui la politica indirizza il concorso secondo le proprie necessità, secondo i propri desiderati, favorendo i propri candidati. Capisco che vado a dire cose piccanti, cose scabrose, ma tutti sappiamo che è così. E avendo vissuto sulla mia persona queste vicende, mi sembra giunto il momento di lanciare un grido di allarme, soprattutto destinato ai politici, quindi al ministro.
il direttore generale è una nomina politica e poi in fin dei conti è lui che decide, perché lui può anche scegliere, motivandolo con la sua discrezionalità, di assumere il secondo e il terzo della terra dei vincitori, quindi ha un'ampia capacità, un'ampia possibilità di gestione. Se ho capito bene, significa che se un candidato arriva primo al concorso, poi è discrezionalità del direttore scegliere anche il terzo, il quarto. Il direttore sceglie il terzo motivandolo, con discrezionalità, motivandolo ampiamente. Ovviamente rischia un ricorso del primo, però i ricorsi in ambito di concorsi sanitari di questo tipo sono veramente, secondo me, inutili, perché sono gravati a tempi lunghissimi, da difficoltà amministrative, burocratiche. Io ricordo di aver chiesto, lo fatto lo scorso anno, all'ospedale delle Marche, in zona balneare, perché volevo chiarezza sulla versione dei titoli. Questi atti, pur essendo ricorso ad un avvocato di Torino, mi sono stati dati dopo 40 giorni di telefonate, richieste continue, sono stati atti incompleti e, ripeto, con moltissime difficoltà burocratiche e amministrative, tant'è vero che poi ho deciso di non fare nessun tipo di ricorso, perché è perfettamente inutile. Quindi il sistema si è protetto bene. Il sistema è protetto e ben strutturato. E io quello che chiedo al ministro attraverso questo, diciamo, video testimonianza, che è un grido d'allarme, è che si attivi, che eradichi la politica della sanità, ripristinando il merito, la trasparenza. La sanità trasparente, indubbiamente, insieme alla meritocrazia, sono il miglior biglietto da visita di una sanità, di una società civilmente evoluta, che è quella a cui tutti noi aspiriamo, specialmente noi del Movimento 5 Stelle. Grazie di voglio. Grazie a lei, dottore, come al solito ci ha aperto uno squarcio in quella che è una realtà che purtroppo i non addetti ai lavori non conoscono, perché ci si affida sempre alle strutture ospedaliere con grande fiducia. Dobbiamo continuare a farlo, nonostante tutto. E quindi no. Ci piacerebbe, quantomeno noi cittadini, di trovarci davanti a una situazione che sia chiara, dove chi va a occupare un posto apicale piuttosto che un posto di qualsiasi altro tipo all'interno di una struttura del genere abbia tutte le carte e regole per poterlo fare, perché e comunque venga fatto con un criterio di valutazione iper trasparente, iper oggettivo, in cui prevalga il merito. Grazie ancora. Prego. Buon lavoro, dottore. Grazie.